Ti sto svegliando. Ti sto svegliando. Disponibile proprio in questo momento una Storm Avventura, la scomparsa di Dolcetta. Mi raccomando, è preordinabile in questo momento su tutti gli store online, incluso Amazon. Link in descrizione. E state pronti a volare! Papà, mi ha sentito svegliato! Ma che cavolo? Dov'è? Sei in ospedale, Sbri. Cosa? Sì. Sono in ospedale. Sì, papà! Andate in coma! Cosa? Sì, buongiorno papà! Buongiorno papi! Oh mio Dio, mamma mia, meno male, mamma sei contenta? Sì, ci hai fatto proprio sudare freddo, lo sai? Oh mio Dio, come ti senti? Ma come cavolo? Aspetta! Ma voi siete morti! Cosa? Ma no, papà! Ti sembrava morti? Sei tu quello quasi morto in ospedale! Esatto, sì, stai per morirci tu, papà, tranquillo! Cosa? Che significa? E papà, stavi per morire tu? Ma... Ho detto papà di alzarti, Sì, sì, attento. Aspetta. Vieni qua. Ok. Aspettate un attimo, come ci sono finito qua, Dolcetta? Che significa? Allora ti spieghiamo, dai papà. Poi lo spiego io. Vai, ti spiegherò tu. Ok. Praticamente è successo, papà, che insomma... sei caduto in acqua dal balcone e l'impatto ti ha fatto talmente tanto male che non sei riuscito a sopravvivere all'impatto e sei andato in coma. Allora, tutte quelle volte che siamo... E ringrazia che non era neanche così tanto alto. Sì, papà, ma credimi davvero di essere sopravvissuto? Magari nei tuoi sogni. È vero, Sciavolette, io nei miei sogni ci siamo buttati un casino di volte dal balcone, da quell'altezza in acqua. E non ci siamo mai fatti nulla. Sì, papà, ma ti pare che hai le ossa indistruttibili? A proposito... Ma infatti, mica sei Iron Man. Sì, in effetti c'è nel senso, fortunatamente non ti si è rotta niente. È vero, però allo stesso tempo i tuoi sensi se ne sono andati a quel paese e se il tuo cervellino è un po' sbattuto nel cranio. È vero, fortunatamente... Sì, rischiavi di non tornare più o di finire, non lo so, per sempre a letto, cosa del genere. Davvero? Mio Dio. Sì! Ma da quant'è che sono in coma allora, Dolcetta? Da... quant'è con oggi? Tipo qualche settimana? Sì! Qualche settimana! Quindi per tutto questo tempo io sono stato completamente in coma! Sì, Briser, a proposito... muovi le gambe? Riesci? Sì, la tocco qua. Sì. Ok, aspettate. Lo senti? Aspettate, Mephiles! Mephiles, l'abbiamo ucciso! Infatti, ma quello era tanto tempo fa, Sbri, non sei in coma da così tanto, aspetta. No, aspettate. Quindi praticamente Mephiles non è mai comparso finora. E non vi è mai dato la caccia da quando l'abbiamo ucciso, vero? Certo, papà, l'abbiamo ucciso! No, infatti. Papà, ma che cosa ti sei sognato? Te lo posso chiedere? Magari forse è meglio se vado a prendere una boccata d'aria fresca, ok? Il coma fa brutte storie, comunque sì. Non riesco quasi a camminare, ragazzi, aspettate. Vieni, ti aiutiamo un attimo. Ok, mamma mia, mi sto vibrando tutto. Mio Dio. Lo so, sei due settimane a letto. Sì, poco soprattutto più, con quest'aria condizionata sparata così, questa maniera in questo ospedale. Ma infatti, questo ospedale del cavolo, ma non c'è neanche un dottore ogni volta. Oh mio Dio. Voglio vedere... qualcosa da bere, dalle macchinette, un po' di tè. Aspetta, voglio vedere... No, tè no, ti prego, no, il tè no. Sciavolette, il tè no, no. Okay. No, sciavolette, okay, okay. No. Niente tè, va bene. Perché fai così per il tè? Perché il tè, sciavolette, me l'ha dato Violet quando ero in coma. Ma tu non in sei mai stato... quando eri in coma? Ma eri in coma, come fai a sapere che ti ha dato il tè? Aspettate un attimo, allora... Dolcetta? Posso chiederti una cosa? Sì? Ma Evie... ancora piaccio io ad Ivy? Che significa ancora piaci di Ivy? Ma io che ne so, mica vado... cioè mio marito è all'ospedale, mica io vado a chiedere a Ivy se gli piace o meno. No, voglio solamente capire una cosa, ok? Ottima volta! Senti, è venuta qui perché si preoccupava per te, insomma. Sono venuti qui tutti quelli che si preoccupavano per te. Ah. E adesso che si sveglia glielo puoi chiedere tu da solo, no? Sì, in effetti hai ragione. Sei tutti sulla mia davanti alla mia stanzetta.
Sì, Dolcina, ma quello era perché ero caduto per la via del tappeto. Sì, mi ricordo. Ah, ok. Va bene, allora niente. Sì, probabilmente le piace ancora. Sento che l'ultima volta è stata quella che l'hai incontrata. Sciabolette, quindi. Ah sì, a proposito, com'è che ti interessa tanto questa cosa? Perché nel mio sogno lei non mi voleva più. E io ero strafelice. Assolutamente ero felice, eh. Sicuro, papà, che eri felice? Felice? Sì, ero felicissimo, ero strafelice, ragazzi. Ok, beh, allora. Ok, allora andiamo avanti. Ok, allora stiamo pian pianino ricostruendo tutto quello che effettivamente ho sognato e che non si è avverato. Quindi voi siete ancora vivi, fortunatamente. Ivi, sciabolette, mi vola ancora. Perché mi sarei questo è una grande sfortuna. Però. Sì, lo so. E poi che cosa hai sognato? Ah, c'era tipo un'università praticamente davanti al molo. Un'università davanti al molo? No, non c'è mai stata, papà. Cosa? E neanche la piscina sotto l'appartamento? Quale piscina? Sciabolette. Ma infatti è tutto cemento. Mi sa che hai fatto un bel sogno, papà. È vero, sciabolette. Una bella vita, no, vabbè. Non è vero, non è vero. Potremmo costruirla, la piscina. Che cosa? Non è vero, non era un bel sogno, era un incubo. Perché mi avevo perso? Eravate tutti morti. In realtà quello morto ero praticamente io. Sì! Oh. Perché mi serio? Sei proprio come Doraemon. Zitto, Sbrisalino. Non è vero. Noi ridiamo ora, però meno male che non è successo nulla. Lo sai che... Oh, porca miseria. Uff. Ok. Tutto ok? Tutto ok, papà? Sì. Ok, perfetto. Ah, avevano cambiato anche vestiti, Zio Grucco, Ivy e Violet. Cosa? Questa, ma quello dovrebbero, però... Sì, in effetti sì. Ivy, non so come, ma ancora non sente caldo. Nel mio sogno sentiva caldo. Aspettate, allora fatemi capire. Tu mi ami, dolcetta, vero? Spri, certo. Oh mio Dio, che bacino. È da tanto che non ti bacio. Dai, un bacio. Ok, perfetto. Dai, che schifo, uffo, possiate evitare. Lo so, scusatemi, ragazzi. È che, sapete, no, non bacio vostra madre da un sacco, effettivamente. Appunto, venite qui anche voi, dai, su, abbraccio di gruppo, dai. Va bene. Aspetta, ma allora ci sei mancato, Sbri. Lo so, ragazzi, anche voi mi siete mancati. Finalmente, papà. E adesso? E adesso dovremmo ritornare a casa. Davvero? Sì, dovremmo cercare un dottore, un noob che ci aiuta, insomma, sì, con le scartoffie e portarti a casa. Avete ragione. Magari ho visto che c'è un cellulare nella sala operatoria, cioè nella mia sala. Magari potrei chiamare mentre voi me ne state un attimo fuori la stanza e magari potrebbe venire qualche dottore a farmi una visita. Va bene, sì, d'altronde okay. Non ci fanno entrare. Puoi prendere anche il mio telefono se vuoi. Ah, papà, lo sai che non sono nulla all'interno di questo ospedale? Cosa? Sì, era proprio lui quello che stava dietro di te. Quindi forse credo anche grazie a lui che effettivamente sei riuscito a sopravvivere. È vero, sì, papà. Magari potrebbe venire lui in questo momento. Va bene, allora vado, ragazzi. Ci vediamo. Cavolette, Noob, okay, è stato veramente assunto. Giù voi. Ok, Noob è stato veramente assunto in questo ospedale. Io ho sognato tutto. Perché mi sarebbe sembra un incubo. No, non è un incubo, è un sogno che si è trasformato in una cosa felice, ma non riesco a comprendere. Vabbè, comunque. Ah, giusto, dovevo chiamare il... Ok, no, è questo. Dove cacchio era? Era qua, era questo, sì, era questo. Ok, perfetto. Ok, ottimo. Ok, dovrebbe arrivare fra qualche minuto. Aspetta un attimo, Dorothy. Non vedi che devo andare visto il paziente qua? E devo andare da lui. Con i camici da ospedale. Beh sì, in effetti sì. Ma stavo per staccare. Poi mi hai chiamato e non potevo non venire. Oh, sciabolette, sono ritornato come prima, Noob. Sì, Spencer, fortunatamente sì. Ti posso anche farti vedere un attimo. Mi sono fatto misurare un po' il tuo braccio. Ok, va bene. Ottimo, perfetto. Ok, la pressione è ottima. Ok, Ok, perfetto.
ti ho raccontato che effettivamente va bene tutta la pacca, ok? Perfetto, sei sano come un pesce! Mamma mia, allora la pozione che mi aveva dato Stracorlo ha funzionato! Cosa, ma tu stai in un ospedale e usi pozioni? Sento, Spray, ascolta, a volte quando non riesco a fare le cose mi aiuta Stracorlo e Crook, ok? Ok. È un po' anche la strega Marilou. Ok. Vabbè, allora... Aspetta, ma tu ti sei fidanzato con la strega Marilou? Ah, allora quello non me l'ho risognato, sciabolette. No, quello purtroppo no. Va bene, ciao, Spray, allora sei a posto. Va bene, noob. Ciao. Ciao, Spray. Quindi è ritornato tutto come prima? O no?